è Mika. Buonasera. Buonasera. Ah, e soprattutto grazie mille, perché mi sento un po' all'imbarazzo sapendo che tutte queste persone, anche tanti che hanno fatto i film, che sono qua stasera e anche hanno lavorato così tanto per essere qua, per presentare, per essere riconosciuto nella maniera che voi siete fatte. Dunque, non ho fatto tantissimo per essere qua, però allo stesso tempo è un piacere di essere qua stasera. Devo dire che 14 anni fa, no, 20 qualcosa anni fa, perché io ho 33 anni. Dunque, quando io avevo 14 anni sarebbe stato impossibile di immaginarmi naturalmente, facilmente, senza vergogno, senza paura in un contesto come questo. E adesso sembra una cosa... penso che sto dicendo veramente la storia, non solamente della mia storia, però anche da tanti che sono qua stasera. Però adesso invece non è una cosa che mi fa paura, non è una cosa dove mi sento un po'... dove sento vergogno, e infatti è molto divertente, è naturale, e mi fa veramente piacere. E questo è grazie a tutti che hanno fatto tante diverse cose, tanti diversi eventi, anche i festival, soprattutto c'è Gay Pride in tutto il mondo, ci sono i libri, ci sono gli autori, ci sono le canzoni anche. Però anche i festival sono importanti, perché danno un'altra maniera di parlare e anche di discutere legalità, la sessualità, la politica intorno alla sessualità, anche per smontare tutto questo, per solamente parlare delle cose che sono, delle storie che sono molto belle, come quello che ha vinto il film stasera, come Hearthstone. Dunque sono contento di essere così al mio agio qui stasera, sono contento di fare parte un po', una piccolissima parte della vostra storia. Grazie per questo onore, e basta, ho detto abbastanza, ho detto troppo. Grazie. Questo riconoscimento è il cuore della famiglia Premessa, e lo faccio tesoro. La commissione della 31ª edizione del Festival Mix Milano ha deciso di istituire un riconoscimento per ringraziare, a nome del mondo LGBT, chi tra i personaggi appartenenti al mondo dell'arte, cultura, spettacolo. Nell'ultimo anno si è speso più volte in una pubblica e risonante lotta all'omofobia. La scelta non poteva che ricadere su una persona che in numerose occasioni ha utilizzato parole semplici ma di forte impatto. Come uno dei suoi ultimi messaggi rivolto a chi è contro tutte le sfumature dell'amore. Niente musica per chi teme l'arcobaleno e tutti i colori del mondo. Una sintesi perfetta degli ideali di cui da 31 anni il Festival Mix Milano si fa promotore. Un grazie di cuore da tutti noi. Anche.